Allora io andrei in diretta da Luca Cari, che è responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco. Anche loro sono arrivati ad Adana, mi pare. Luca, eccoci. Che situazione avete trovato? Dove siete? In questo momento siamo più a sud di Adana. Scusate, non riesco a ricordare il nome del posto. Abbiamo finito di realizzare il nostro campo base e in questo momento abbiamo le nostre squadre di Vigili del Fuoco che stanno facendo un assessment sul territorio per individuare punti dove poter utilizzare i nostri soccorsi. Abbiamo nuclei cinofili, squadre USAR pronte a intervenire appunto per la ricerca di persone fra le macerie. Una situazione, devo dire, molto molto pesante, quello che abbiamo visto nella giornata di oggi, cittadine, palazzine anche di molti piani completamente rase al suolo. Peraltro una temperatura molto molto bassa, questa notte fa freddo, questo ovviamente non aiuta la popolazione che è fuori dalle case. Quanti siete in totale? Quanti siete andati giù in Turchia? Sono 50, siamo 50 vigili del fuoco, dei team USAR di Toscana e Lazio, personale altamente qualificato, addestrato per lavorare in queste condizioni, con notevole esperienza, che ha già partecipato a tutte le altre emergenze anche sul territorio nazionale. Stiamo facendo del nostro meglio, ancora abbiamo l'obiettivo di salvare persone, siamo a un tempo che rende ancora questo obiettivo compatibile, quindi ce la stiamo mettendo tutta in questo obiettivo. Si continua a scavare, no? Fino a che c'è speranza, si continua a cercare sotto le macerie? Sì, assolutamente, è il nostro obiettivo, non siamo solamente noi, sono soccorritori da molte nazioni, ognuno ha il suo spazio su cui operare. Ripeto, situazione molto molto complicata, c'è una necessità di soccorso che è molto ampia, cerchiamo di fare quello che riusciamo in questo momento. Grazie per il collegamento, per la testimonianza e buon lavoro, vi auguro davvero buon lavoro.